Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video haul dove vi faccio vedere i miei ultimi acquisti e le ultime cose che mi sono state inviate riguardo la creatività. Per questo video ho delle cose molto molto carine da farvi vedere e anche una sorpresa per voi, quindi tra poco lo vedremo. Inizio con il primo bustone. Questo qua è una busta di Just Eat, ma l'ho utilizzata solamente per mettere le cose in ordine e farvele vedere prima di metterle a posto. E parto con delle cose che mi sono state inviate da Cricut e che però trovate già disponibili sul sito. Comunque, in ogni caso, tutte le cose di cui parlo che vi faccio vedere le metto linkate sotto nelle info di questo video, così se per caso vi interessasse qualcosa potete trovarle facilmente, appunto perché ho fatto il mio bel elenco sotto il video. Allora, parto da questi qua, che sono gli Smart Stencil. Sapete che da poco sono stati lanciati tutti i prodotti stencil di Cricut, quindi questo materiale molto particolare è adatto per gli stencil, che in questo caso viene nella versione Smart. Quindi questa qui è la versione che si può inserire nelle macchine della serie Maker 3 e Explore 3 e ci permette appunto di fare degli stencil meravigliosi. Questi qui possono essere anche molto grandi perché, appunto, non avendo per forza l'obbligo del tappetino, essendo smart, ci permettono anche di fare delle cose molto lunghe e sono utilissime. Per esempio per i muri, per i tappeti. Vedete qua, ad esempio, nell'immagine d'anteprima c'è un tappeto, uno zerbino, che è stato decorato proprio con questi perché sono super adatti anche a questo tipo di lavori, essendo molto molto resistenti e rimangono bene in posa. Quindi questo è il primo articolo che mi è stato inviato. Poi ho ricevuto anche questa qui, che è la stessa cosa, sempre lo Smart Stencil di Cricut, ma in un altro formato, perché appunto c'è quello lì che arrivava 12 piedi, sarebbero 3,60 m, questo bello lungo, mentre questo qui è uguale, però ha una lunghezza di 90 centimetri, quindi insomma la differenza è solamente la dimensione, ma si tratta dello stesso prodotto. Poi, visto che Cricut voleva essere sicura che li avessi tutti, mi hanno inviato anche la versione Smart per Joy. Anche in questo caso si tratta di stesso prodotto con diversa lunghezza. In questo caso sono 3 metri per fare decorazioni con questo stencil utilizzando Joy, quindi decorazioni belle lunghe. E invece questo qua è identico, però è da 1,20 m. Quindi, ragazzi, con tutta questa fornitura posso fare gli stencil in tutta la casa, in pratica, anche perché non ci vuole molto, non è una casa gigante, quindi. Poi, invece, passo alle cose che ho acquistato io dal sito Nechi Shop, perché appunto ero curiosissima di utilizzarle, o in alcuni casi dovevo ricomprarle perché le avevo terminate, e ho preso per i prossimi progetti questo qui, che è la simil pelle, quindi la finta pelle con questo bellissimo color verde smeraldo, non so come viene chiamato questo colore. Comunque è un verde brillante, proprio è quasi metallizzato, brillante, e ha tutto l'effetto pelle, ma si tratta di finta pelle molto molto sottile. E questa qui l'ho vista bene per progettini tipo piccola pelletteria. Mi piacerebbe fare magari il porta passaporto, porta carta di credito, porta carta d'identità, insomma, vedremo. Oppure per creare il rivestimento alle copertine degli album, dei planner, insomma, super super interessante questo. Lo volevo provare, visto che la finta pelle di Cricut non mi era mai capitato di provarla, e quindi l'ho presa. Poi ho ricomprato i pennarelli, i marker per la stoffa. Questi qui sono lavabili, quindi una volta che marcate
la stoffa nei punti che vi servono, potete lavare la stoffa, il capo o insomma l'oggetto dove li avete utilizzati e andranno via facilmente. Si possono anche togliere via con una salvietta umida oppure con una spugnetta umida, va via comunque anche se non lavate proprio l'oggetto. E visto che ho scoperto che quella che avevo la uso veramente per tantissime cose, non solo per quello per cui è stata progettata principalmente, cioè per essere utilizzata con le macchine, perché questa qua si può inserire sia su Maker sia su Explore per marcare la stoffa nei progetti di cucito creativo che appunto realizziamo, ma io la utilizzo tantissimo anche al di fuori, quindi proprio come marker per la stoffa quando non ho il gessetto a portata di mano o comunque in stoffe dove magari il gessetto non si vedrebbe oppure dove il gessetto non scrive. L'altro giorno mi è capitato di fare un progetto con il feltro e il gessetto era praticamente invisibile e quindi ho dovuto usare questo. Quindi ne ho preso una bella scorta, adesso non potrò dire che il pennarello sta finendo, anche perché comunque è ancora nuovo, non sta finendo, però io ho questa cosa delle scorte, mi dà proprio fastidio non avere delle cose di scorta di quello che mi piace, faccio così per tutto, quindi ho preso di nuovo i pennarelli per la stoffa. Poi altra cosa che ho acquistato io è questo tappetino termoresistente per le presse Cricut. Io ho solamente quello grande, il più grande in pratica, che trovate da 50x40 circa, insomma dovrebbe avere queste dimensioni, mentre questo qui era il piccolino, non il più piccolo se non sbaglio, però comunque uno dei più piccoli, perché a volte mi trovo a fare dei lavori più piccolini ancora e magari non ho voglia di prendere tutto quel tappetino, magari ho poco spazio perché il tavolo è incasinato e quindi mi serve proprio uno spazietto piccolo, e ho preso questo qui, ve lo stavo facendo vedere a rovescio per tutto il tempo comunque da questa parte. E comunque questo qua è il tappetino, la dimensione è 20x25 cm, quindi adatto alla pressa media, ci sta perfettamente e quindi si può utilizzare già da quella lì, poi anche con quelle più grandi oppure anche con la mini, avete veramente tanta libertà. E quindi questo assolutamente era un accessorio che volevo da tanto tempo e con questo ordine quindi l'ho preso. Poi ho acquistato anche un'altra maglietta per Infusible Ink da donna, questa qua è una taglia S con lo scollo a V. Ho preso di nuovo questa perché devo fare un regalo, deve essere un bel regalo, quindi volevo una maglietta che rendesse al meglio possibile, e quelle di Cricut effettivamente come qualità sono il top del top. Cioè, se volete veramente delle cose che quando la persona che la riceve, che sia cliente o che sia una persona a cui l'avete regalata, la apre e dice wow, per la resa dei colori e anche per il tipo di tessuto, perché si vede che è proprio un tessuto diverso, è proprio un tessuto morbido sia al tatto sia alla vista, si vede che è di qualità, ecco, allora questi sono quelli più adatti. Quindi ho ripreso una magliettina che adesso vediamo se riesco, farò insieme a voi, così vi faccio vedere un po' il procedimento, visto che appunto dovrò farla e ve ne renderò sicuramente partecipi. Poi ultima cosa che ho acquistato però al di fuori di Nike Shop per i miei prossimi progetti, e so che vi piacerà, è questo qui, e si tratta di uno stampino per resina a forma di pettinino. Ragazzi, voglio assolutamente provare questo stampino e fare questo pettine insieme a voi in un video. Tra l'altro è molto morbido, guardate. Vabbè, comunque questo stampino mi piace tantissimo, voglio fare questo pettine e se avete delle richieste particolari fatemelo sapere, perché voglio testare più tecniche possibili con la resina. L'ultima volta abbiamo incastonato all'interno delle penne delle stampe con il nome e poi delle grafiche a forma di farfalline, insomma molto molto carine, quindi fatemi sapere questo come potrei farlo, datemi qualche idea.
così cercherò di applicarla e faremo esperienza su un'altra nuova tecnica della resina insieme. E quindi questo è l'ultimo acquisto che ho fatto io, perché adesso passiamo invece al pacco misterioso. È molto pesante, ragazzi, quindi lo metterò qua vicino a me sperando di non fare danni. Aiuto! Esce un profumo da questa scatola meraviglioso. Io lo sto vedendo per la prima volta insieme a voi, ragazzi. L'ho solamente aperto prima, così insomma per risparmiare tempo, però io non so cosa ci sia qua dentro. Cioè, so l'argomento perché chiaramente sono stata contattata da questa azienda che si chiama Candle X della Pro Reuse SRL. Loro vendono cera naturale, quindi sia vegetale sia di origine naturale, animale, insomma tipo la cera d'api, e da poco si sono aperti al commercio anche per privati, perché prima fornivano solamente le aziende. Quindi siamo molto fortunati che adesso possiamo anche noi attingere alla produzione di questa azienda, perché è immensa. Quindi parliamo di cera naturale. Se vi interessa questo argomento e quello delle candele in generale, state qua perché tra poco ho qualcosa anche per voi. Intanto apro insieme a voi il pacchetto. Prima di tutto abbiamo un pacchetto di stoppini. Questi qua non li avevo mai visti, sono un po' ben fatti, si può dire, per uno stoppino. Comunque sono molto ben fatti, si vede che sono di qualità, e dice che sono stoppini per candela grande e stoppini per candela media. E poi c'è il filo libero, quindi con cui possiamo creare noi gli stoppini di due misure, di due spessori, immagino. Appunto, possiamo creare noi con questi gli stoppini in base alle nostre esigenze. Io credo, allora, questo profumo che sentivo probabilmente viene da qui a sto punto. Mi faccio sempre distrarre dai profumi. Allora, quindi questi sono stoppini molto molto utili per le nostre candele, super di qualità da quello che ho visto. Poi all'interno del pacco ci sono anche questi, che voi magari non vedete perché è tutto bianco, però in pratica sono questi qua, dei biadesivi spessorati, e immagino che servano per tenere lo stoppino giù, quindi attaccare lo stoppino alla base della candela. Comunque poi vedremo. Intanto ci sono anche questi. Poi prima busta, sono diverse buste all'interno. No, era qui il profumo, ragazzi. No, ecco che era anice. Allora, pacco di anice stellato intero, tra l'altro, meraviglia, meraviglia. E appunto questi servono per creare le candele naturali, quindi avere tutti gli ingredienti, sia coloranti sia profumatori, ecco, di fragranza naturali. Quindi mi hanno questo sacchettino qui ha profumato l'intero pacco. Appena l'ho aperto mi è arrivata proprio una zaffata di anice. Ecco, adesso ho messo a fuoco meglio, perché appunto è questo il profumo che sentivo, e nonostante sia sottovuoto veramente ha un profumo assurdo. Poi, come seconda cosa, all'interno del pacco c'era questo qui, non so se lo vedete, eccolo qua. Questo qua è glicerina vegetale per sapone, quindi possiamo anche fare il sapone. Non so se si riesca con la candle maker, perché comunque ha una temperatura di fusione diversa rispetto al sapone, però farò le mie prove, ragazzi, vi farò sapere. Intanto questa glicerina naturale è super super interessante per me. Voglio assolutamente fare dei contenuti anche dove facciamo il sapone. Si scalda a bagnomaria oppure nel forno a microonde, e una volta liquido si aggiunge il profumo o le erbe aromatiche, tipo quelle che abbiamo aperto prima, e il colore. Si lascia solidificare nello stampo e basta, insomma. Non contiene SLS e detersivi, quindi tutto naturale, ragazzi. Questo sito ve lo dovete salvare, perché veramente ha delle cose super interessanti. Ma andiamo avanti, perché la cosa non è finita assolutamente. Allora vi faccio vedere questa cosa che è meravigliosa.
Allora, io non avevo mai visto di persona, perché non mi è mai capitato di acquistarlo, comunque non l'ho mai visto, un pezzettone così di cera d'api. Questa qui è cera d'api gialla pura, è un chilo, profuma tantissimo. E oltre alle candele, ragazzi, io ci vedo assolutamente anche prodotti per il viso. Io ho un libro molto molto interessante dove c'è una cosmesi fatta in casa, fatta spiegata da professionisti chiaramente, però con ricettine che si possono fare in casa. Quindi se vi va, oltre alle candele, con questi prodotti possiamo provare a realizzare anche noi dei cosmetici. Ad esempio un bel burro labbra a base di cera d'api, ce lo vedo tantissimo, quindi fatemi sapere anche voi se la utilizzate, se avete voglia di vedere questi contenuti, perché sono strabelli e voglio assolutamente provarli, e appunto se l'avete provata come vi trovate. Intanto appunto loro hanno anche la cera d'api ed è super super interessante. Poi tante altre bustine, ragazzi, tante. Prossima bustina. Ah, allora, ero curiosissima di vedere questo prodotto di persona, perché non solamente ho sentito parlare dall'azienda, chiaramente loro sono stati gentilissimi, mi hanno spiegato tantissime cose, la resa, il modo di utilizzarli, insomma, veramente professionisti. E questa qui è cera di oliva. Io non avevo mai sentito parlare di cera fatta dalle olive. Chiaramente viene prodotta attraverso trattamento particolare, però appunto mi ha stupito tantissimo questo prodotto perché non lo conoscevo, ed è un ottimo modo per non utilizzare prodotti chimici ma sempre naturali per fare le nostre candele. Quindi questo qui è appunto la cera di oliva. Poi questa qui è un'altra cera di oliva. Allora, c'è una differenza tra questa e quella di prima, perché una è una cera di oliva al 100%, quello che insomma mi ha spiegato l'azienda è che una è al 100% cera di oliva, e quando si solidifica ha un effetto molto molto particolare, perché crea una sorta di fiocchi, una sorta di cristalli, ecco, devo provare perché voglio assolutamente vederli. Mentre l'altra tipologia è una cera di oliva che viene invece mischiata ad altre cere, sempre naturali, che però appunto una volta che solidifica non ha quell'effetto cristalli. Ragazzi, se non siete curiosi come me, avete qualche problema, perché io voglio assolutamente vedere l'effetto di questa cera, cioè fantastico. Quindi abbiamo entrambe le tipologie di cera. Questa qui è quella che avete visto prima, e si tratta appunto una di cera al 100% di oliva e l'altra non oliva al 100%, che però dà un effetto comunque molto particolare. Poi penultimo sacchetto, abbiamo lei, probabilmente la cera naturale più famosa e più di tendenza forse degli ultimi tempi, ed è la cera di soia. In questo caso si tratta di scagliette, vedete, sono proprio delle scagliette, e il colore, se ci fate caso, non è bianco puro come ad esempio è questa qui di oliva. Vedete la differenza? Questa di soia è leggermente più sull'avorio, però a mio parere è un effetto meraviglioso, cioè mi sa proprio di eleganza, mi sa proprio di raffinatezza. La cera di soia è un po' così, è un po' è elegante secondo me, quindi anche con questa si possono fare un sacco di lavori, ma voglio testarle tutte per vedere sia la durata, la resa, quanto stoppino richiedono, ecco, perché tutte queste cose vanno assolutamente studiate. E se vi fa piacere, visto che lo faccio, vi terrò appunto informati e condividerò tutto con voi. Quindi anche la cera di soia, super super famosa, super super in tendenza, è venduta da loro, di Candelix, molto molto interessante. Poi ultimo sacchetto, quasi mi dispiace perché mi ha emozionato questo pacco, non so se si è notato. Comunque abbiamo un altro
sacco di cera di soia, questa volta soia pillar, che come vedete si presenta anche in maniera molto diversa, perché quella di prima era in scaglie, mentre questa qua appunto si presenta con questi piccoli pallini, saranno tipo delle goccioline di cera, e appunto questa è la cera soia pillar. Super interessante anche questa, sempre con il suo colore caratteristico avorio, e anche lei va assolutamente provata. Se siete arrivati fino a qui, meno male, perché appunto, come vi ho promesso all'inizio, ho una sorpresa per voi, perché il sito CandleX ha riservato a voi, a noi della Sweet Family, uno sconto speciale. Quindi ci ha dato questo codice qui che potete utilizzare sullo shop per avere uno sconto di 5 euro sul vostro acquisto sul sito CandleX. Quindi mi raccomando, approfittatene se siete amanti delle candele vegetali. Loro hanno un assortimento enorme e quindi possono sicuramente essere il vostro punto di riferimento per questo tipo di acquisti. Vedremo, come vi ho detto, anche insieme tante idee creative, tanti modi per utilizzare queste cere e anche il modo per creare delle confezioni carine, delle cose interessanti per i vostri eventuali clienti. Quindi spero che vi abbia fatto piacere, io sono super felice, non vedo l'ora di provare tutto. Vi ringrazio per essere stati qua con me in questo nuovo mega haul. Vi do appuntamento al prossimo video e vi mando un grosso bacio. Ciao!